amici, benvenuti ancora una volta a quest'altra nuova puntata. Oggi noi torneremo a vedere un altro titolo per il NES, solo che ha a cuore l'universo di Star Wars, ovvero il primo film in assoluto. E vi voglio dire una cosa, quando lo provai la prima volta ero scioccato, è uno dei timer videoludici più belli che abbia mai provato. Non è uno di quei giochi scontati che poi butti via dopo poco tempo. Provatelo! Nell'anno 1991, quando ormai il NES stava per essere tolto dalla produzione, infatti mancavano ancora 4 anni, ed era anche arrivato nel mercato il Super Nintendo, uscirà un videogioco che ha a cuore il primo film di Star Wars, ovvero La Nuova Speranza del 1977. Ovviamente dovremo cominciare dalla storia. Questo gioco è ambientato proprio nel periodo della Nuova Speranza, in cui dobbiamo partire dal pianeta Tatooine fino ad arrivare alla temuta Morte Nera. Questo gioco, anche se non c'ha la storia, segue molto le vicende del film. Ma invece di concentrarci su questo aspetto, che è diciamo abbastanza trascurabile, diamo un po' un'occhiata agli aspetti tecnici del gioco e dobbiamo prima vedere la grafica, ovviamente. Graficamente com'è? Per essere un gioco del NES non è realizzato male. Sembra quasi di vedere un gioco di Super Mario misto a Mega Man. Infatti ambientazioni sono molto ben realizzate, alcune viste dall'alto, alcune viste di lato, sono ben dosati i colori e bellissimi gli effetti di luce e ombra. Stessa cosa potremmo dire anche per quanto riguarda i personaggi, che sono tutti ben animati, bellissimi da vedere e anche molto ispirati ai personaggi originali dei film. Una grafica che è molto gradevole in pratica. Invece, per quanto riguarda il sonoro, abbiamo effetti sonori che quasi sono simili a quelli che abbiamo sentito nel primo film di Star Wars. Nonostante i limiti tecnici del NES, sono ben realizzati, e anche le musiche di sottofondo sono molto simili a quelle del film originale. Certo, abbiamo una console che a cartuccio non ha la qualità CD, però sono molto orecchiabili. Invece, per quanto riguarda la giocabilità, questo è il vero pezzo forte del gioco Star Wars. Il nostro scopo è quello di muovere Luke Skywalker
all'interno di ambientazioni tratte dal film. Dobbiamo per un certo periodo guidare anche il suo Land Speeder per il pianeta Tatooine, risolvere alcune situazioni sparando con la sua pistola, oppure addirittura aiutare R2-D2 a risolvere delle situazioni, e addirittura Obi-Wan Kenobi, o anche addirittura Han Solo, ad aiutare molte altre persone. Insomma, vedremo tutti i nemici e personaggi che avremo conosciuti nel film. Insomma, tutti hanno un loro ruolo importante all'interno del gioco, e gli avversari che abbiamo intorno hanno anche un'intelligenza artificiale, diciamo, discretamente realizzata. Poi ci sono anche alcuni momenti in cui noi dovremo navigare col Millennium Falcon verso la Morte Nera, e lì lo vedremo da un'azione in prima persona, e a volte mi chiedo come cacchio sono riusciti a tirare fuori una grafica del genere su NES, anche se ormai è ovvio che in questo periodo molti programmatori lo conoscevano a fondo il sistema hardware di questa console. Poi pensate che questo gioco sia stato rilasciato solo per NES? Sbagliate di grosso! Venne rilasciato anche per Game Boy, per Master System e per Game Gear, che sono tutte delle ottime versioni, con qualche leggera differenza nei livelli, e sanno da divertire, soprattutto a chi piace questo genere di tie-in videoludici fatti con classe. Quindi, io ve lo sconsiglio caldamente questo gioco. Con questo è tutto, vi aspetto alla prossima, gente! Ciao! Thank you.